Andate immediatamente in cucina a prendere un microonde bello funzionante e smontatelo, ma occhio non esplodere. Dovete prendere solo il trasformatore e rimuovere l'avvolgimento del secondario con un segaccio. Facile, poi al suo posto infilateci dentro un cavo più grosso e fate almeno tre spire. Adesso va fissato insieme ad altri oggetti su questa tavola di legno bloccando i cavi con dei morsetti. Prepariamo anche il posteriore con ventola e ingresso d'alimentazione, bloccando con delle viti. Chiedete a vostra zia se vi presta il mini tornio per realizzare dei proiettili di ottone, ne bastano due. Con della formica, non l'insetto che cammina sull'erba, realizzeremo un supporto per il primo proiettile bloccando il tutto su un profilato di alluminio e questo sarà il primo polo. Il secondo è quello mobile e va in alto. Regolatore di tensione, timer e fili collegati alla Dick the Dog, ecco finito il banalissimo circuito elettrico. Lastra di metilbelin nelano, segacciata, forata e imbrattata di pittura sarà la copertura di questo tostapane a gettoni. Bene, adesso possiamo saldare tutto quello che troviamo per casa, gatti con cani, torri d'uova, ragni e dentiere cariate. Iscriviti al canale se non c'è capito niente e se anche tu pensi che io sia di fuori come un balcone.